Buonasera, ben trovati all'appuntamento settimanale con il Volley. Siamo a raccontare di un'altra vittoria, quella di ieri a Monza per l'Itas Trentino. Dobbiamo anticipare tre match importantissimi perché sappiamo che c'è Civitanova, poi c'è Modena e poi c'è Perugia, tutto in sequenza nell'arco di 8 giorni. E poi dobbiamo conoscere un altro dei protagonisti di questa nostra squadra di questa stagione 2021-2022. Ho il piacere di avere con me Julian Zenger. Ciao, Ciao. buonasera. Il nostro libero al quale potete scrivere le vostre domande scrivendoci su WhatsApp al 339-466-0076. Intanto comincio chiedendogli com'è andata ieri, insomma, siete contenti di questa partita contro Monza, quarta vittoria in questa stagione contro questa squadra? Sì, sicuro, è sempre, siamo sempre contenti quando prendiamo 3 punti fuori a casa, soprattutto. Abbiamo perso il primo set dove secondo me la squadra di Monza ha giocato molto bene, ma dopo noi abbiamo fatto, sì, abbiamo fatto il nostro stile di gioco, abbiamo fatto un bel lavoro in muro difesa anche in battuta, quindi siamo molto contenti che abbiamo preso 3 punti. Cosa vi siete detti dopo il primo set che avete perso proprio lì, punto su punto? Sì, anche il primo set alla fine secondo me eravamo un po' al fortuno perché alla fine abbiamo perso 25-23, ma sì, dopo secondo me in secondo set abbiamo fatto un ottimo lavoro. E avete recuperato alla grande. Allora andiamo subito a vedere che cosa è successo ieri sul campo di Monza nel primo servizio. Settima vittoria consecutiva per l'Itas a Monza, dove trova il 3-0 sulla formazione di casa, consolidando così il terzo posto in classifica. Trento perde solo un primo combattutissimo set, vinto sul filo di lana dai padroni di casa 25-23 grazie a un muro finale di Davis Schiba. Poi Trento vince i tre successivi al 13, al 21 e al 20. In quello che era il posticipo serale del 19° turno di Superlega, grande trascinatore ancora una volta è stato capitan Matej Kaczyński, MVP con 17 punti personali e il 59% in attacco. Lo aiutano il compagno di reparto Alessandro Micheletto, due ace di cui uno è andato a chiudere il match, e Daniele Lavia, best scorer di serata con ben 20 punti all'attivo. Per Lorenzetti, ottimi segnali anche dal rientro di Zdravko Lisinac, che nonostante lo stop per Covid riesce a infilare 4 blocchi e chiudere col 60% in primo tempo. Dopo il tampone negativo in mattinata, il mister decide di schierarlo fin da subito nel sestetto, che torna quindi ad essere quello tipo che abbiamo visto ormai da inizio stagione. Monza invece deve fare ancora a meno del suo opposto titolare Grosser, ma rispetto al match dei quarti di Coppa Italia ha superato in pieno l'emergenza pandemia. È una formazione più equilibrata e concentrata rispetto a quella vista poco più di una settimana prima alla BLM Group Arena, che vuole finalmente imporsi in quello che è il quarto incontro stagionale dopo finale di Supercoppa, match di andata in Superlega e gara dei quarti di Coppa Italia. Però il risultato finale non cambia. Dal secondo set, infatti, Trento cambia decisamente atteggiamento e si vede sul tabellone luminoso con i gialloblu che tengono sempre il ritmo del gioco anche nel palazzetto avversario, che vanno ad espugnare col punteggio finale di 3-1. Prima di andare a sentire anche gli altri protagonisti di questa partita, volevo chiedere a Julian qual è la tua prima impressione di questo campionato italiano, come ti sembra? Sicuro c'è un grande differenza della campionata in Germania. Secondo me il campionato qua in Italia è più forte dell'europeo, e il livello è molto alto, quindi tutte le partite hanno un livello alto. Quando non c'è il 100% si può perdere la partita e questa è per me bellissima da giocare qua. Lo aspettavi così, te lo aspettavi così, hai scelto anche per questo di venire in Italia? Sì, certo. Tu hai incontrato Trento l'anno scorso in Champions League, anche con la tua squadra dell'anno scorso che era a Berlino. Sì, abbiamo giocato qua in quarto finale, sì. In Champions Sì. League, che impressione ti ha fatto, come ti è sembrato? Quando si gioca un quarto finale di Champions è sempre una bella partita, ma soprattutto quando si gioca contro una squadra italiana è sempre bello, sì. Il pubblico rispetto alla Germania com'è? I tifosi? È Secondo me questo è uguale perché il pubblico a Berlino caldo? è caldo, sì, è sempre, sono tanti gente alle partite, quindi per me è uguale.
Allora andiamo a sentire anche gli altri protagonisti di ieri sul campo di Monza. Semplice, come diciamo sempre, oramai è proprio in cattiva salute sempre. Oggi c'erano due coincidenze, una è il fatto che la trasferta in Turchia, insomma, comunque sono trasferte che ti rompono il ritmo, oltre che ti danno un pochettino di stanchezza, e c'era la volontà di Monza di superare questo purtroppo momento non buono di risultati, e questo si è visto, perché sicuramente rispetto alle ultime partite sono stati molto più tonici. Il primo set hanno lavorato benissimo in attacco e hanno portato a casa meritatamente il set. Dopo, fortunatamente, da questo punto di vista qui loro sono un pochettino calati. È andata bene, perché oggi il nostro muro faceva un po' acqua, però abbiamo tenuto abbastanza bene il cambio palla, abbiamo lavorato un po' meglio in battuta e lì ogni tanto un break lo facevamo. Abbiamo portato a casa una partita per noi importante, perché la prossima settimana, con questi posticipi, ci toccano due partite con le prime della classe, e adesso con questo risultato le possiamo affrontare con l'idea di avere degli obiettivi di performance piuttosto che del risultato. Sappiamo dove sono destinate queste, dove che noi abbiamo per la regular season un altro ruolo, che però dopo proviamo a rompere un po' le scatole a tutti. Però questa partita qui era molto importante, i ragazzi erano portati a casa e complimenti a loro. Importante vittoria, nuovi tre punti, non era facile, primo set eravamo in uguale la partita, abbiamo perso il primo set e dopo anche questi set che abbiamo vinto, forse solo secondo era un po' più facile, ma loro hanno messo molta pressione sul battuta e dopo non era facile da vincere. Siamo contenti per la vittoria e adesso abbiamo un po' giorni da allenare tutti insieme e giocare un po' meglio. Bella prova di carattere anche in vista del match di Civitanova di mercoledì. Sì, adesso è il prossimo match contro Civitanova, ce l'abbiamo tre giorni da prepararlo e andiamo avanti a prendere nuovi punti. Nessuna partita è semplice, partiamo dal presupposto e consideriamo che il primo set loro ci hanno messo parecchio sotto, soprattutto hanno attaccato molto bene, hanno battuto molto bene, noi abbiamo veramente fatto delle poche imprecisioni che comunque il risultato poi c'è, poi si è visto 25-23 il primo set. Poi siamo stati bravi a stare lì in partita e il secondo set a resettare tutto e poi portarci i tre punti che sono fondamentali. Giocare in questo palazzetto è difficilissimo, è come si è visto, perché è stata una partita veramente intensa e siamo felici. È un buon, tra virgolette, allenamento, concedimi il termine, anche se so che ho sbagliato, in vista dei prossimi importanti impegni. Sì, chiamiamo così, però questa è stata una partita difficile. I prossimi impegni saranno molto molto duri. Questa partita ci è servita tanto in termini proprio di prestazione, perché comunque tutti i parziali sono arrivati sul 25-20, da comunque 20 pari in poi. Quindi è stata bella, ci è servito anche tanto, come dici tu, per allenamento, ma è stata veramente difficile. Complimenti per la squadra avversaria, perché secondo me sono in un momento di difficoltà e hanno fatto vedere una pallavolo in ottimo livello anche con dei problemi che hanno. Sono molto contento che siamo riusciti a scamparcela, perché oggi dopo il primo set la vedevo tosta, siamo stati veramente bravi in alcuni momenti proprio giusti di fare un filotto di punti, di andare in vantaggio e di giocare tranquilli. Secondo me è stata una gara molto combattuta, anche se il risultato non lo fa vedere, perché 3-1 non è proprio il 3-2 classico di 3 ore, quindi sicuramente un po' falsato dal risultato, però molto combattuta, e io sono contento che alla fine ce l'abbiamo fatta. E allora andiamo a vedere anche cosa è successo sugli altri campi di Superlega per questa sesta giornata del girone di ritorno. Milano-Perugia 1-3, Modena-Civitanova è stata rinviata al 5 di marzo, Monza-Trento l'abbiamo appena visto 1-3, Ravenna-Vibo 1-3, Cisterna-Piacenza non si è giocata, Cisterna è scesa in campo invece nel recupero della terza di ritorno contro Verona, partita persa dai padroni di casa per 1-3, poi Padova-Taranto 2-3, si sono giocati in settimana anche i recuperi della seconda giornata.
giornata di ritorno fra Monza e Milano, partita finita 0-3, e fra Taranto e Ravenna, che è finita invece 3-0. Vediamo ora la classifica con Perugia che guida appunto la Superlega con 44 punti e 16 partite giocate, una in più di Civitanova che ha 37, pari punti con Trento che però ha giocato 16 partite. Modena ha 33 punti con 15 match giocati, 26 per Milano, 25 Piacenza, 22 Monza, 20 punti Taranto, 19 Verona, 18 Padova, Cisterna 17, 12 punti per Vibo, ancora a quota 2 lunghezza invece Ravenna. Ripetiamo sempre che appunto è diverso il numero di match giocati. Julian, ti sei fatto un'impressione di qual è la squadra più difficile da battere quest'anno? Sicuro Perugia è una squadra che gioca molto bene quest'anno, anche in battuta è una squadra molto forte. E tutte le partite noi abbiamo giocato contro loro erano molto, molto difficili per noi, quindi vediamo cosa possiamo fare alla prossima. Ecco, a proposito di Perugia, ne parleremo meglio magari nella prossima puntata perché sarà la prossima settimana, però Perugia è nel vostro girone di Champions League e questo rende tutto più difficile, non potete perdere neanche un punto e siete stati bravi questa settimana a vincere in trasferta a Istanbul. Sì, anche questa partita a Istanbul era per noi molto importante perché noi vogliamo andare in quarta finale di Champions e con la vittoria in Istanbul abbiamo passato un ostacolo davanti e abbiamo preso 3 punti, quindi sono sicuro al secondo posto e magari vogliamo prendere anche un punto con la partita contro Perugia, scusa. Sì. Quindi vediamo. Perugia l'avete battuta in casa, tra l'altro, in campionato. Sì, quindi secondo me a casa siamo sempre un po' più forte, quindi vedremo. Ti faccio qualche domanda dei nostri telespettatori che ci scrivono su WhatsApp al 339-466-0076. Comincio con Francesca che ti chiede come ti trovi a Trento e con la lingua italiana, lo sentiamo molto bene. Grazie, no, mi trovo molto bene qua, mi piace la città ma anche la squadra, secondo me è bellissima, sono tutti scacciatori, sono molto simpatico, quindi sono molto felice di essere qui. Poi con la lingua un po' di tedesco lo parlano, non qui magari, ma qui vicino, insomma. Sì, solo 20 minuti, un po' più nord, tutti parlano tedesco. Ma sì, anche io sono qua per imparare italiano. Hai cominciato quest'anno a imparare l'italiano? Sì, ho sentito un po' di italiano in nazionale, perché qua lo staff tutti sono italiani. Ma dopo ho formato qua a Trento, inizio di studiare italiano. Quindi. Tu conoscevi l'Italia perché il tuo paese di nascita non è tanto lontano dal confine, insomma? No, è molto vicino, solo 4 ore a casa mia, quindi con i miei genitori tanti anni fa, sicuro come tutti gli altri tedeschi sono andati in Italia per vacanza. Quindi conosco questa regione un po'. Invece vieni da 2 stagioni a Berlino, che è una città molto grande e molto diversa da Trento. Com'è stato il cambiamento? Sì, anche la città Berlino mi è piaciuto. Sì, completamente diverso come Trento, ma mi piace. Ti piace cambiare anche? Sì, ho giocato 2 anni a Francoforte, anche Francoforte è una città diversa come Berlino, secondo me un stile diverso completamente, e poi dopo 2 anni a Berlino ho venuto qua. Cosa ti ha convinto a arrivare in Italia, a provare questa nuova avventura? Quando io ho iniziato a giocare pallavolo in un livello un po' più alto, sempre voglio andare in Italia perché qua la pallavolo è più importante anche per la gente, ma questo sport qua in Italia è più alto secondo me come in Germania c'è solo calcio e poi c'è un grande buco, quindi
qua anche il livello è più alto. A proposito di scelte di vita, nonno Herman ti chiede quali sono state le difficoltà maggiori, le cose più difficili quando sei arrivato in Italia, sia per la squadra, penso, che per il cambiamento di vita. Secondo me con la squadra non era un problema per me, sicuro, non lo so come si dice sicuro, ma quando io, è il mio primo stazione fuori Germania, quindi io non conosco qualcuno qua, tutti sono nuovi, ma... Non avevi mai giocato con nessuno dei ragazzi? No, tutti sono nuovi per me, ma all'inizio, dopo, non so, 3 settimane, tutto bene. C'è un bel gruppo. Sì, veramente. Ecco, poi sempre nonno Herman dice sembri sempre più protagonista in campo, magari all'inizio un po' timido, dovevi ambientarti anche in squadra e adesso prendi campo. Sì, all'inizio sicuro era un po' più difficile come ora, anche, non lo so, con la lingua all'inizio era un po' più difficile, ma... Sì, tra un mese sto provando di parlare italiano e dopo questo è un po' più facile. Marina ti fa solo i complimenti, ti dice sei bravissimo, attento e continui a crescere. Ti senti di migliorare in questi mesi, partita dopo partita? Sì, un po'. E questo era anche il mio obiettivo. Secondo me questa opportunità qua a Trento è importante per me per fare un passo davanti il mio tecnico anche livello, quindi voglio continuare così. A proposito di questo, anche Concetta ti fa tanti complimenti perché dice si è vista proprio una crescita esponenziale e ti chiede se c'è un fondamentale, non so se magari ricezione o difesa, in cui vorresti ancora diventare più bravo o migliorare qualcosa in particolare. C'è sempre qualcosa di imparare sicuro, ma secondo me io sono un po' più forte in recensione come difesa, quindi questo io voglio imparare. C'è un libero di riferimento, qualcuno che secondo te è particolarmente bravo, da cui prendere esempio? Sicuro è Eugenij Akhmetov, che ha giocato anche qua. Secondo me lui è un libero più forte del mondo. Quindi si guarda lui e sempre, si vede sempre qualcosa per imparare. Tra l'altro Eugenia è tra i pochi ad aver vinto il titolo di migliore in campo qui a Trento, con lui solo altri 2 casi, e poi sei arrivato tu, insomma una bella soddisfazione vincere per un libero il migliore in campo, farsi notare in un ruolo che magari è meno evidente di uno schiacciatore. Sì, magari è sempre un po' più difficile per un libero vincere questo titolo, ma secondo me questa non è troppo importante. Importante è la squadra e io sono felice che abbiamo fatto un bel partita e aiuto la squadra di vincere questa partita contro Monza. Allora, noi continuiamo a chiacchierare con Julian, quindi scriveteci su WhatsApp e intanto però andiamo a sentire, lo abbiamo ricordato poco fa, le interviste al termine della vittoria in Champions League a Istanbul. Ringraziamo sempre Francesco Segala che le raccoglie per noi. È stata una bella partita, volevamo approcciarla nel modo giusto, sempre difficile quando vai all'estero dopo un viaggio mantenere alta la concentrazione e iniziare bene, soprattutto in questi campi che sono molto difficili. Ce l'abbiamo fatta e siamo molto felici di questo, ne siamo riusciti a dare continuità a quello che di buono avevamo fatto con Monza. Siamo venuti qua perché servivano 3 punti e 3 punti abbiamo fatto. Abbiamo fatto una prestazione molto bella, di là nel secondo set hanno fatto tanta roba e noi abbiamo retto, soprattutto il side out. E poi siamo riusciti ad avere un terzo set in cui loro magari hanno mollato, però noi abbiamo tenuto l'attenzione alta e siamo riusciti a portare a casa questa partita nel minor scarto di set possibile, 3-0, per pensare adesso a Perugia, alla prossima partita di Champions. Sì, ovviamente contenti della prestazione e soprattutto del risultato. Sappiamo quello che dobbiamo fare come minimo per passare il turno. Adesso ci manca la trasferta di Cannes e poi dopo dipenderà anche dal risultato degli altri gironi, però penso che quello che ci eravamo promessi lo stiamo facendo, dobbiamo finirla così, perché
vuol dire che ancora una volta questi ragazzi sono nel percorso giusto. Ecco, della Champions abbiamo già detto, Julian, comunque immagino che anche il fatto che Trento sia qualificata a questa competizione ti abbia convinto ad arrivare qui a provare questa avventura. Sì, giocare in Champions è sempre buona, perché qua le partite sono sempre con un livello alto, si gioca contro le squadre fuori, quindi è sempre una bella cosa. Parliamo adesso di un po' di numeri, diciamo così. Tu quando hai cominciato a giocare a pallavolo? Un po' tardi, quando sono, no, avevo piccolo, ho giocato a calcio. A calcio? E iniziato a giocare a pallavolo un po' più quando avevo 14, 13, sì. E come mai? C'era qualcuno della tua famiglia o ti piaceva, ti incuriosiva? No, mio padre gioca anche. E come mai hai scelto il ruolo, insomma? Ti piaceva già ricevere? No, all'inizio anche io ho giocato scacciatori, ma poi ero un po' più basso come gli altri. E sì, sempre piace le ricce, quindi iniziato di giocare libero. Come si fa ad arrivare al top della pallavolo? Ci si allena tanto o secondo te serve anche qualche dote dalla nascita, qualche capacità fisica? Sì, sicuro con tanto allenamento si trova un po', ma secondo me c'è anche un po' di fortuna, diciamo, quando si gioca in un team con gli allenatori, bello, è un po' più facile. Come allenatore come ti trovi con Angelo? È cambiato tanto il tuo metodo di allenamento qui a Trento rispetto a prima? Sì, sicuro, anche in allenamento il livello è secondo me più alto rispetto in Germania, e mi trovo bene con Angelo. Secondo me lui è un allenatore molto bravo e quindi sono felice. C'è qualcuno in squadra con cui hai legato subito per primo, diciamo, con cui hai fatto più amicizia all'inizio, magari più che di altri? Sì, all'inizio ho fatto, anche adesso faccio sempre qualcosa con Oreste, Dani e anche Spertoli, quindi siamo anche qualche volta fuori, quindi anche questo è per me importante, perché mi piace anche quando avevo un vita fuori di pallavolo, non solo di pallavolo, quindi questo è importante per me. Certo, nonostante il Covid un po' torniamo a vivere, ecco. Sì. Intanto Annalisa ti fa tantissimi complimenti, sei bravissimo, non ti chiede niente sui complimenti. Grazie. Noi a proposito di numeri andiamo a vedere il prossimo servizio che ci racconta un po' di curiosità per quello che è stato il mese di gennaio per l'Itas. Quella di Monza è stata la settima vittoria consecutiva per l'Itas Trentino, la sesta del mese di gennaio che si chiude così come si era aperto, all'insegna del segno più. Il primo mese del 2022 vede infatti per Trento 18 set vinti a fronte di soli 3 persi, 72 muri realizzati, 29 ace a segno. In assoluto uno dei più prolifici per la Trentino Volley, che si è fatta valere sia in campionato che in Coppa Italia che in Champions League. Il miglior marcatore del mese è stato Matej Kaczynski, 83 punti, 2 in più di Lavia, segue a distanza ravvicinata Alessandro Micheletto con 77 punti personali. Numeri che raccontano di come il modulo a 3 schiacciatori stia funzionando molto bene. Allargando lo sguardo infatti a tutto l'inizio di stagione, i punti realizzati dal trio di palla alta sono 1043. Ottimo anche il fondamentale del muro. In gennaio i trentini ne hanno messi a segno almeno 6 in un set. Contro Piacenza sono arrivati addirittura a 8 in una singola frazione. E fra i migliori in questo fondamentale c'è l'Isinaz, che ha sconfitto il Covid a tempo di record. Trovato positivo domenica 23 gennaio, è riuscito a negativizzarsi e tornare in campo il 30 per l'ultima partita del mese. Ed ora si volta pagina ed è tempo di pensare al mese di febbraio, mese che si apre all'insegna dei big match.
Trento si troverà di fronte una dopo l'altra le principali avversarie di queste ultime stagioni in appena 8 giorni. Si comincia dalla trasferta a Civitanova in Superlega, poi tocca il confronto casalingo contro Modena, infine il match di Champions League di nuovo alla BLM Group Arena contro Perugia in quello che sarà il quinto turno della Pool E contro la capolista del girone. Sir, che è stata anche la prima avversaria in questo 2022, ma che un mese fa arrivò a Trento senza l'attesissimo ex di turno. Simone Giannelli, allora positivo al Covid, deve ancora tornare a Trento per la sua prima volta da avversario. Emozioni nelle emozioni. E a proposito di partite che aspettano Trento, ne parliamo tra pochissimo con Julian Zenger qui su RTTR Volley. Rieccoci insieme a RTTR Volley, siamo in diretta con il libero dell'Itas, Julian Zenger, una squadra che sta viaggiando, l'abbiamo sentito prima della pubblicità benissimo perché avete fatto 7 vittorie consecutive e adesso vi aspettano 3 partite belle toste, una in fila all'altra. Cominciamo con Civitanova. Sì, adesso abbiamo 3 partite con 3 squadre molto forti, ma sì, secondo me siamo pronti. Vi state già allenando oggi, non avete staccato un po' dopo la vittoria, vi siete allenati anche oggi? No, abbiamo fatto un piccolo allenamento e domani mattina facciamo un altro e poi partiamo a Lube. Come senti, diciamo, queste partite molto impegnative, quelle contro le più forti? Tu sei uno che si carica quando ci sono questi eventi oppure per te tutte le partite sono uguali? No, giocare contro queste squadre è sempre bellissimo, quindi sono carico. Quali sono le schiacciate che temi di più? Qual è lo schiacciatore che picchia più forte, insomma più difficile da difendere? Sì, ma secondo me tutti gli schiacciatori qua in Italia sono forti e tutte le squadre hanno le schiacciatori forti, quindi qua non c'è una differenza. Li studi molto dal punto di vista anche tecnico prima di affrontarli, li guardi come si muovono, come attaccano? Sì, sempre prima una partita facciamo video tutti insieme, quindi anche per la tattica e qua si vede cosa le attaccanti fanno. E per quanto riguarda invece domenica, si torna a Trento e c'è un'altra partita di quelle che valgono tanto, Modena, che sappiamo viene un po' da una situazione di Covid, quindi sarà una squadra un po' particolare forse. Cosa vi aspettate? Non lo so, secondo me questa è sempre, ho sentito questa è sempre un grande derby, Trentino sì. Contro Modena, sì. ma anche per me, ma secondo me anche per Dani, è una partita carico perché io gioco contro il mio staff di nazionale, lui gioca contro la squadra l'anno scorso, quindi secondo me siamo molto carico. Ecco, ci sono tanti ex da una parte e dall'altra. Prima però di andare a parlare dei prossimi impegni, di cosa aspetta questa settimana a Trento, vediamo un prossimo servizio, una curiosità sull'età media delle formazioni. Sentiamo. Civitanova e Modena, 2 delle big anche di questa Superlega e le prossime 2 avversarie di Trento, hanno un'altra peculiarità. Sono le 2 formazioni con l'età media più alta di tutto il campionato. Le più giovani sono invece 2 squadre venete, Padova, che ha un roster di età media di poco più di 23 anni, e Verona, che sfiora i 25. Trento è a sua volta fra le più giovani del campionato, con un'età media di quasi 26 anni, poco meno di Milano, appena più di Monza. La Lube Civitanova è la compagine di maggiore esperienza. L'età media arriva quasi a 30 anni, segue proprio Modena con 29, in netta crescita rispetto alla stagione passata. Una curiosità, a chiudere il terzetto delle veterane è Perugia, la leader della classifica, con 28,71 anni di media. Trento invece, insieme a Piacenza, Padova e Cisterna, ha abbassato rispetto alla scorsa stagione la propria media di età, nonostante l'inserimento di un giocatore di grande esperienza come Matej Kazyski, che sicuramente non aiuta la media. Il giocatore di maggiore esperienza è proprio una vecchia conoscenza di Trento, ovvero il palleggiatore brasiliano Rafael, di 2 mesi più vecchio di Daniele Sottile. Di contro, lo schiacciatore di Ravenna Mattia Orioli, classe 2004, è il giocatore più giovane dei roster della Superlega.
Questa dunque è la curiosità sull'età anagrafica. Torniamo a parlare invece di partite che aspettano Trento, perché dicevamo in sequenza Civitanova, Modena e Perugia. Tu, Julian, sei arrivato a Trento con qualche ambizione in particolare? Cioè... All'inizio non tanto, solo crescere anche a me un po', ma secondo me adesso abbiamo un obiettivo di attaccare il terzo posto e andare in quarto finale dei Champions. Avete già conquistato anche una Final Four di Coppa Italia, sì. Non male. Sì, sicuro. Anche questa secondo me era un obiettivo di noi. E le prossime tre partite sono importanti per noi, perché qua il livello è molto alto e così siamo preparati molto bene per la semifinale della Coppa. Ecco, curiosità, conoscevi già Matej Kaczyński e com'è giocare con lui? Dopo la partita di ieri io sono molto felice che io gioco con lui e non contro lui. No, sicuro lui è un grande giocatore, quindi sì, è bellissimo giocare con un giocatore come lui. Perché abbiamo sentito il servizio che parlava di età media, però non sembra che abbia l'età, i 36 anni che ha Matej, sembra più giovane a vederlo giocare. Sì, ma lui è sicuro ancora fisico, quindi secondo me lui continuare a giocare per, non lo so, 5-10 anni in più. Magari in ricezione gli insegni qualcosa, così siamo più... non tanto. No, troppo carino. Allora, vediamo il servizio sugli impegni che aspettano Trento questa settimana. Si giocano in settimana due recuperi di match precedentemente saltati a causa della pandemia. Mercoledì alle 20:30 in campo all'Eurosuole Forum Trento e Civitanova per il match di lusso che vale la terza giornata del girone di ritorno. Alla stessa ora si gioca anche al Pala Barton fra Perugia e Taranto, recupero in questo caso della quarta giornata di ritorno. Nel fine settimana invece di scena la settima giornata del girone di ritorno si giocano sabato tre anticipi, alle 18 Verona-Milano, mezz'ora più tardi Civitanova-Vibo, alle 20:30 Perugia-Ravenna, domenica 6 febbraio le altre tre partite, alle 18 il derby giallo-blu fra Trento e Modena e poi la sfida tra Monza e Cisterna, alle 20:30 invece Piacenza-Padova. Giornata di riposo per Prisma Taranto. Questi dunque gli appuntamenti che abbiamo ricordato insieme a Julian, che io ringrazio per essere stato con noi. È stato grazie un piacere conoscerti, la prima puntata in Italia, insomma speriamo di vederci ancora, magari con qualche trofeo. Vedremo. Grazie Julian. Noi ora ci fermiamo per quanto riguarda la trasmissione, ma continuiamo a parlare di pallavolo perché andiamo a seguire la sintesi del match vinto da Trento contro Monza. Vi ricordo che domani c'è il volley femminile con Andrea Cobbe alle 21, mentre noi ci rivediamo lunedì prossimo sempre qui alle 21. Buona serata.